Allora restiamo anche nelle Alpi. Abbiamo avuto veramente una prova incarnata con Franco, che è la salvaguardia della Ballacrella, di quanto le Alpi sono state definite da storici, antropologi, conservatorio di tradizioni. È veramente meraviglioso sentire che mentre il fondovalle si riempiva di industrie, in questi paesi c'è stata questa resistenza forte che si ritrova in tante vallate alpine. E qua rimaniamo in una vallata alpina, con tutti i problemi anche dell'Alpi. Con un gioco, insomma, veramente, insomma, anche questo fortissimamente, perché Franco ci ha fatto questo racconto anche sui simboli, no? Cioè collegando la polenta, la messa, tutto il tema delle gerarchie anche sociali nel gioco in strada, e il Pirlì è anch'esso come dire, un insieme di simboli straordinari. Quindi molto volentieri la parola a Ludovico. No, prima di tutto mi scuso con Lodovico perché abbiamo scritto scorrettamente il suo nome e so che ci tiene particolarmente a specificare la O al posto della U. No, sono più arrabbiati gli amici di Gianico che hanno la provincia Bergamo anziché Brescia. Questo solo sulla carta, però, Sofia, ho visto che è solo sulla carta. Mi ero permesso di segnalare la cosa. No, buongiorno a tutti, grazie ovviamente agli amici di Aga e grazie anche a tutti voi che avete partecipato a questa iniziativa della Regione Lombardia e di Aga e a questo nuovo racconto. Dico così, vi ringrazio nel senso che mi sento un po' parte di Aga, in quanto ci conosciamo ormai da qualche lustro e ho avuto la fortuna e l'onore di contribuire anche alla stesura del documento nazionale che mi sembra troviate anche in cartella. Però al di là di questo cerco di venire un po' al gioco del Pirlì, ma anche ad alcune parole che sì, sono state dette, ma sulle quali vorrei enfatizzare come parole chiave. Identità, incontro, luoghi di aggregazione, giovani. Io ho apprezzato molto l'ultimo intervento di Franco, mi permetto di darti del tu, nel senso che io sono il presidente di una cooperativa sociale che prima era un'associazione culturale, che ha fatto della ricerca storico-locale uno degli elementi che poi l'ha fatto diventare un'impresa che ha una branchia in un settore culturale e che sviluppa appunto ricerca sul territorio e l'analisi fatta da Franco, molto lucida, molto precisa, mi permette di raccontare un po' anche la storia del Pirlì, ma dentro ci stanno tutte quelle parole che sono passate e dette dalle altre comunità. Il viaggio, non lo cito come parola chiave, ma il viaggio non è solo andare in giro e guardare, è andare in giro, ma l'importante è vedere. Quindi guardare, sono capaci tutti a vedere, sono in pochi che vedono le cose come si dovrebbero vedere. Si è parlato molto della piazza, specialmente nell'ultimo intervento, ma credo che tutti questi interventi hanno come linea di demarcazione il venir meno del gioco, della capacità di essere trasferito alle generazioni future, ma fondamentalmente mancano i luoghi di aggregazione che non ci sono più. L'osteria, se ce n'erano 10 per paese, forse ce n'è una che è rimasta. Inteso come luogo di aggregazione sociale, di confronto, di spazio come la piazza. Dicevo l'osteria, ma gli oratori, eccetera, molte di queste situazioni che erano fucine per il trasferimento del sapere, della tradizione, del sapere locale, della propria identità, sono spariti, ma perché il mondo è cambiato. Cioè, si parla tanto di innovazione, si parla tanto di globalizzazione, bisogna trovare il sistema, il modo per coniugare, no? La tradizione con l'innovazione. Il locale con il globale, beh, sto facendo magari ragionamenti che c'entrano poco con il gioco, ma scusate, deformazione anche professionale se volete. Però, insomma, è
noi abbiamo realizzato, grazie al gioco del Pirlì, un progetto europeo realizzando la Valle in Gioco, dove insieme al Pirlì, che è stato l'elemento che ha trascinato, abbiamo inserito e recuperato un'altra decina di giochi, dei quali non vi sto a parlare perché ognuno di noi sa che intorno a un gioco ce ne sono altri 10, 100, 1000. E all'interno di questo progetto europeo abbiamo ottenuto un finanziamento, era un progetto integrato d'area che lavorava su due ambiti finalizzati ad un terzo, che era ambiente e cultura, e dove la cultura l'abbiamo declinata come trasferimento dei saperi, includendo una parte legata al gioco e anche AGA, sto parlando del 2008, anche AGA aveva contribuito a realizzare il progetto. Questo per dire che cosa? Che dentro davvero l'identità, vuoi per il fatto di essere incistati, come dice Franco, mi piace questa parola, dentro un luogo, eccetera, è evidente l'importanza della conoscenza del paese vicino affinché non ci si tiri a sassi quando si va a Morose. Cioè, mi sembra che diventa anche un elemento che rafforza, rafforzando l'incontro, rafforzando la conoscenza dell'altro, rafforza il momento di pace e non di conflitto. E quindi il gioco che diventa strumento per pacificare e non combattere. In tutti questi giochi c'è poi un altro elemento molto importante, al di là della trottola che gira, al di là della palla che e della ruzzola piuttosto che della rotobalche che girano, c'è il concetto dell'abbattimento, l'abbattimento dei birilli. Nel Pirlì è un gioco di birilli all'interno non di una piazza ma di un tavolo, dove c'è fondamentalmente la rivalsa del popolo nei confronti del potere. In qualche modo la riorganizziamo così, la riorganizzo così, e vi dico anche che il campo di gioco del Pirlì non è nient'altro che la rappresentazione di un territorio feudale, no, con la campagna, con i confini del feudo, la campagna, le mura della città, il castello, dentro il castello il signorotto, quindi il potere, e il Pirlì che non è nient'altro che l'invasore che entra all'interno della campagna, abbatte gli abitanti, invade la città, conquista il palazzo. E c'è il simbolo della campana, no? Che viene suonata quando viene battuto appunto il signorotto, cioè il paese viene conquistato e si dà il segnale che si è conquistato il potere di quel territorio. Beh, sulla scorta di questo arrivo veramente al gioco in sé. Il gioco era un gioco molto diffuso, anche in Val Camonica ne abbiamo ritrovati, no? Sicuramente lo conoscete. La Val Cavallina è la parte iniziale o terminale, dipende da che parte si vuol guardare, e non è nient'altro che il prolungamento o l'inizio della Val Camonica rispetto a Milano, piuttosto che rispetto alla catena montuosa dell'Adamello, delle Alpi, e quindi dello sconfinamento oltre le Alpi. Era la strada che gli austriaci, piuttosto che i germanici che hanno invaso questi territori, i nostri territori, e sono giunti fino a Milano, attraversavano per il fondovalle è sempre stato praticamente vuoto a causa di queste scorrerie, si è animato con la rivoluzione industriale e quindi con l'insediamento delle industrie a fondovalle lungo la strada principale, quello che diceva un po' Franco, mi permetto Franco di citarti a ripetizione, ma nel senso che è la storia comune. E quindi dicevo, il Pirlì era molto diffuso nelle osterie, nei luoghi di aggregazione, oggi lo troviamo ancora nelle osterie, in qualche oratorio, in qualche circolo, Arci, Acli, eccetera, perché sono ancora alcuni dei contrafforti rimasti, no? Come luogo di aggregazione volontaria, cioè nel senso che prima in piazza ci andavi per forza, volente o nolente, quello era lo spazio. Oggi invece la piazza davvero è sparita, perché ha lasciato posto ai parcheggi e non più al gioco, e sono rimasti questi santuari, qualche osteria, qualche bar,
qualche festa di paese che diventa un altro elemento di mantenimento della tradizione, della rivalutazione della tradizione o della costruzione di nuove tradizioni. Mi viene in mente gli amici della Rotoba, non è una tradizione storica, è una roba che vi siete inventati, ma che tra 50 anni probabilmente diventa tradizione, patrimonio reale di una comunità che si sviluppa intorno a questo gioco e che magari grazie a questo gioco permette di salvare un paese, un urbanizzato, una residenzialità, un luogo dove vivere con dignità, eccetera, eccetera. Quindi rimangono questi ultimi contrafforti della presenza del Pirlì, che praticamente negli anni 90, sì, dagli anni 60 agli anni 90, pian piano è andato decadendo, è andato sparendo, è finito nelle osterie, nelle soffitte, nelle cantine. Avevi qualcosa da segnalarmi? Veloce, 3 minuti. E quindi era sparito un po' dappertutto, casualmente nello svolgimento di un'attività della cooperativa di svuotamento di una soffitta recuperiamo un Pirlì intorno agli anni 97-98, mi incaponisco un po', lo recuperiamo, lo restauriamo, cominciamo a metterlo in bella mostra all'interno di una manifestazione che era la sagra patronale, la festa dei fagioli, trasformata poi in Montagna, rassegna di cultura e folklore dell'ambiente montano, che oltre al gioco faceva altri interventi di recupero di alcuni saperi. Ma da quel gioco, da quel Pirlì recuperato, con la ricerca che abbiamo fatto all'interno della provincia di Bergamo, ne abbiamo scoperti altri 20 che ancora vivevano nelle piccole osterie, messi in un angolino che si usava poco, eccetera, ma intorno a questo abbiamo costruito ad esempio un campionato provinciale di Pirlì, che non vive in un luogo in un determinato giorno, vive in 10 piazze della provincia di Bergamo, dove questi Pirlì c'erano ancora, quindi da Bossico ad Albino, a San Pellegrino, piuttosto che nella bassa bergamasca. Ci sono le selezioni territoriali dei campioni locali che poi fanno la finale all'interno di questa rassegna di folklore e cultura dell'ambiente montano che si tiene la terza domenica di settembre. Dico si tiene, ma sto raccontando una bugia, che si teneva, perché anche questa manifestazione ha chiuso i battenti, perché il paesino dove si svolgeva questa manifestazione sta vivendo una forte crisi legata al lavoro, legata all'abitazione, eccetera. C'è uno spopolamento in atto gravissimo, pesantissimo, dove in qualche modo anche con il Pirlì stiamo cercando di mantenere alcuni presidi e ci proviamo anche in questo senso. Un'ultima cosa, anche il Pirlì non ha molte regole, c'è la frusta, c'è la trottola, ci sono i birilli e ci sono questi ostacoli. Ovviamente il tema dello stare nel gioco è partecipare. Valentina ha vinto una selezione del campionato provinciale, quindi capite che non ci vuole nemmeno molta tecnica, scusa se dico così, ma ci vuole molta più fortuna che avere una tecnica di gioco. No, ma Valentina, no, quella sera che abbiamo fatto questo incontro avevamo 6 Pirlì molto diversi e vi dico l'uso che ne facciamo anche oggi. Uno è, intanto abbiamo fatto un percorso didattico intorno al Pirlì e ci sono scuole che vengono da noi per apprendere il percorso sul gioco, il famoso ragionamento della valle in gioco insieme ad altri giochi. L'altro è che è stato ad esempio in una trasmissione televisiva della TV locale, provinciale, TV Bergamo per un anno, dentro uno spaccato all'interno di questa trasmissione a quiz, dove il tiro al Pirlì faceva la differenza di punteggio rispetto alle domande, eccetera, ma che era un elemento che riqualificava dal punto di vista culturale tutta la manifestazione.
per finire vengo alle regole, stavo dicendo poche regole, si tira, se abbatti abbatti, se non abbatti non abbatti, si contano i punti che sono segnati sul birillo. Qualcuno ha detto ci servono delle regole, ci sono delle regole, bisogna osservarle, eccetera, gioco della morra, l'onestà di fondo, eccetera. Le regole, meno ci sono, meglio è. Così non c'è bisogno di osservarle, cioè non bisogna ricercare per forza delle regole, cioè due, tre regole che delimitano il campo di gioco. Questa è la mia personale opinione, me ne assumo tutta la responsabilità. Capisco l'importanza del trasferire per quello per cui il gioco è nato, per come è nato e per come si praticava, e sarebbe importante mantenere la pratica, eccetera. Ma per fare questo servono pochissime regole, non servono tantissime. Pallina, 3 cm, 5 cm, palla, scusami, 4 cm, piena, mani nude, io sono d'accordissimo. Poi c'è la caccia che sposta la linea di centrocampo avanti o indietro. Secondo. Da noi si gioca la palla elastica, che credo sia un'evoluzione di questa roba. E niente, quindi sulle regole, se anche dobbiamo ricercare, valutare e proporre nuove o rivisitazione dei giochi, perché purtroppo il mondo sta cambiando e noi o facciamo che manteniamo i mammut, oppure i mammut li trasformiamo in qualcosa di migliore, non di peggiore, cioè il tentativo è quello, insomma. Meglio poche regole è meglio che tutti possano approcciarsi al gioco in modo universale, ecco, diciamolo così. Grazie. Allora, grazie, sono assolutamente d'accordo. Nel nostro gioco, il gioco dello scianco, ci sono sostanzialmente due regole. Uno è quello che uno deve vincere, l'altro deve perdere. Quindi, cioè, voglio dire, queste sono le due regole. Quindi, no, a dire la verità, ho citato le regole, ma perché volevo arrivare. Non so se i dirigenti regionali sono ancora in sala o se ne sono. Eccoli. Nel senso che stamattina la signora Renata, mi permetto di chiamarla Renata perché mi ricordo il nome ma non il cognome, stiamo dentro un'infinità di regole che attraverso la burocrazia ci ammazzano. La esorto a pensare che possiamo fare qualcosa, non che non ci possiamo fare niente. Stamattina lei ha fatto un'affermazione: ci stiamo dentro la burocrazia, ma lì non ci possiamo fare niente. Non accetto questa sua posizione. Ci possiamo fare qualcosa, dobbiamo farlo tutti insieme. Ho capito cosa intendeva lei, lo prendo come spunto per fare un'affermazione. Com'è? No, la signora diceva: io funzionario ho delle regole da rispettare, quindi devo stare lì, non posso farci niente finché non cambiano le regole. Io sto invece rappresentando il fatto che le regole, le norme, e noi siamo una rappresentazione vivente, cioè il gioco che diventa bene immateriale dell'umanità, non è che c'è dal 1800, c'è dal 2003. Ma perché? Perché dietro c'è stata un'azione da parte delle comunità di gioco, da parte di AGA, eccetera, perché quella regola l'hanno fatta cambiare. Questo voglio dire, insieme, quelle regole, la morra che va tolta da X, cioè, capisco che una volta, dopo una partita di morra, scorreva anche il sangue molte volte, scusate, no, ma tutto si trasforma. No, le posso assicurare che in Val Cavallina da noi c'è un detto, lo dico anch'io come diceva Franco, c'è una festa tradizionale che è la festa della Madonna della Neve, dove non so se sapete, ma la Valle Cavallina è chiamata la Valle delle Vedove Bianche,
perché nessuna era vedova, ma gli uomini erano tutti in Svizzera a lavorare, e quindi la gente buona andava a lavorare via e lì rimanevano anziani, bambini e donne. Quindi le donne, e la valle era definita dalle vedove bianche. Tutti però tornavano il 5 di agosto. Io ho 63 anni, ho forse un anno più di te. Quindi io ho fatto anch'io le mie tre stagioni in Svizzera come tanti ragazzi della mia età, tra il periodo scolastico e le vacanze estive. Invece andavo a Rimini o ad Esenzano del Gardan, andavo a Viera a fare i manuai, e l'ho fatto anch'io. Fortunatamente faccio un altro lavoro oggi, grazie al lavoro dei miei. Tornavano tutti il 5 di agosto e il detto era che festa è la che sta che l'ho le cormia fa l'idea Hank. Perché? Che festa è questa se non scorre un po' di sangue? Nel senso che giocavano a morra, giocavano a palla elastica, si inventavano di tutto, ma alla fine, siccome non c'era l'arbitro, botte. Quindi veniva definita la vittoria in base a quanto sangue scorreva, da che parte colava giù dalla montagna, in Val Seriano o in Val Cavallina. Grazie Ludovico anche per questi cenni storici fondamentali.